Dal Vangelo secondo Giovanni. Se fossi io testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture, pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me, ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco. Non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre, vi è già chi vi accusa, Mosè nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potete credere alle mie parole? Ci va sul pesante oggi Gesù nel Vangelo, parla con i farisei, con gli scribi e la questione qui in gioco è molto forte. E, come riconosci Gesù? Come figlio di Dio o come solamente un uomo? Sapete, tanti, o perlomeno diversi, diciamo così. Se parli con qualcuno, no, dici credo in Gesù ma non credo nella Chiesa, credo in Dio ma non credo nella Chiesa, è come se queste due cose si potessero dividere. O altri ti dicono sì, io credo in Gesù come uomo ma non credo in Gesù come Dio. Questo è un problema molto serio, credere in Gesù come uomo e non credere in Gesù come Dio. I farisei facevano così. E ascoltavano Gesù in quanto uomo, in quanto rabbino, in quanto descriveva le scritture in maniera così eccellente, ma nel momento in cui Gesù dice che era il figlio di Dio e dice anche non sono io a dirmelo, ma sono le mie opere a dirlo, i miracoli, tutte queste cose qua, e questi farisei vanno in tilt e cominciano ad arrabbiarsi, non ci stanno rispetto a questa cosa e succede anche tutt'oggi, no? Tanti dicono no, Gesù è stato un uomo che ha detto delle belle cose, ha insegnato l'amore, ha fatto tante belle cose, ma non un Dio che è risorto, no, cos'è sta roba qua, no? È una cosa troppo distante. E invece la potenza di Gesù è questo, è essere uomo e essere vero Dio. Ma dice una cosa altrettanto forte Gesù, ne dice due. La prima è, voi non avete in voi l'amore di Dio. Vi conosco. Cioè, se non credi a questo, non c'è in te l'amore di Dio. E l'altra cosa è che come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri? Mamma, se è potente questa frase qua. Come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri? Ricevere la gloria, ricevere vanto, ricevere orgoglio, ricevere apprezzamenti. È così, cioè noi siamo usi a ricevere gloria gli uni dagli altri, ma pensiamo non pensiamo solamente a chi fa gli influencer, tutte questa gente qua, ma pensiamo anche noi, da chi vogliamo ricevere gloria, da chi ci fa i complimenti, da chi ci dice un grazie, è lì che siamo felici? O riceviamo, o diamo la gloria all'unico Dio, a Dio?
A chi dai la tua gloria? A te stesso o a Dio? Perché se la dai a Dio, diventa Lui la tua adorazione principale. E ti togli, e ci togliamo un po' dalla testa, no? Questi idoli, idolatrarci noi stessi e piuttosto invece avere Dio come unico e solo Dio, Lui che ci ha creati. E per certi versi non confondere la creatura dal creatore, ecco, è il creatore che va lodato e adorato e non la creatura. E allora questo ci insegni, facciamoci un bel bagno di umiltà, a non avere bisogno di ricevere gloria gli uni dagli altri, perché se abbiamo bisogno di questo, non è in noi l'amore di Dio. Ce lo dice Gesù: voi non credete perché ricevete gloria gli uni dagli altri, ma cominciamo a credere quando la nostra gloria la diamo all'unico Dio.